Sì, grazie Presidente. Sono stato costretto a studiare perché io come Corsetti non ci ho fatto le scuole serali, quindi educazione civica non era il mio forte. E mi sono appunto sono andato ad approfondire tutto quello che è scritto nell'atto, ovvero che dopo l'approvazione di questo disegno di legge ci saranno notevoli effetti per il mondo dello sport. Anche se questo potrebbe apparire al limite della legittimità a riferimento alle direttive europee. Allora, l'approvazione di questo disegno di legge in realtà non comporta al momento nulla, in quanto un disegno di legge non è una legge. E per di più, tra l'altro, effettivamente ci sono anche dei possibili contrasti con quelli che sono le direttive europee. E inoltre, ecco, andando avanti, nelle fonti del diritto, la gerarchia delle fonti sancisce che una norma contenuta in una fonte di grado inferiore non può contrastare una norma contenuta in una fonte di grado superiore. È vero, ma appunto un disegno di legge non è una legge, quindi non è una norma, quindi non è cambiato nulla nell'ordinamento legislativo italiano in questo momento. Le leggi ordinarie sono considerate fonti primarie al di sotto delle quali si pongono le fonti secondarie come i regolamenti. Vero, ma appunto, ripeto, il disegno di legge non è una legge. Quindi l'imminente approvazione di questo di legge, che appunto è stato approvato, potrebbe comportare un disallineamento con le procedure regolamentari approvate? Assolutamente no, in quanto questo disegno di legge prevede cosa dà? Dà al governo il potere, eventualmente, se vorrà, entro 12 mesi, non entro 90 giorni, di legiferare sullo sport e in particolare di prevedere un sistema all'interno del quale forse sarà possibile avere un affidamento diretto. Quindi non si sa se questa legge arriverà, non si sa come arriverà né quando arriverà. E quindi non si crea nessun disallineamento in questo momento. Tra l'altro, permettetemi la battuta, quando mai il disallineamento dei regolamenti con le leggi nazionali è stato un problema? Abbiamo avuto dei regolamenti disallineati con le leggi dello Stato per 10-15 anni e nessuno si era mai posto il problema prima di noi. In 3 anni abbiamo approvato 4 regolamenti. E quindi va bene che finalmente ci si renda conto che i regolamenti devono essere allineati alle leggi, ma non è questo il caso. Quindi in attesa di successivi decreti legislativi, si chiede di procedere con una metodologia a breve modificata che potrà comportare un'eventuale difformità e non omogeneità negli atteggiamenti amministrativi che potrebbero essere oggetto di ricorsi. Uguale no, perché la legge eventualmente, forse, chissà se, come e quando, darà la possibilità di prevedere gli affidamenti diretti, non renderà obbligatorio questo strumento e soprattutto non renderà mai illegittimo la gara pubblica. Quindi l'ente locale sarà sempre libero, per fortuna, di poter scegliere di essere a favore delle gare pubbliche. Questa amministrazione lo è, lo ha dimostrato, speriamo che anche le altre, lo siano. Ho sentito dire che appunto in realtà anche la proponente di questa mozione lo è, quindi siamo d'accordo. Motivo per cui appunto arriviamo all'impegno, una moratoria nell'attesa dell'approvazione di questa eventuale fantomatica legge, a nostro avviso non ha senso e sarebbe anzi molto dannosa, in quanto finalmente con grande fatica abbiamo approvato tutti i regolamenti, stiamo cominciando a pubblicare le gare, sospendere tutto adesso sarebbe un qualcosa che mi domando davvero a vantaggio di chi dovrebbe andare. E quindi se anche tutte queste premesse, tra l'altro, fossero vere, ma appunto diciamo, non lo sono perché è un disegno di legge, non è nulla, non è una legge, non ha alcun valore, il Movimento 5 Stelle sarebbe comunque contrario agli affidamenti diretti, in quanto, ripeto, appunto, ci sono vantaggi forse per gli utenti? Sicuramente no. Vantaggi per Roma Capitale? No, e anzi lo dimostreranno, lo stanno già dimostrando le gare in corso, che le offerte sul canone di concessione, come sappiamo, è molto ridotto attualmente, sono anche in aumento del 200, 300, 400 fino al 500%. Quindi per fortuna abbiamo avuto la possibilità non solo di scrivere nuovi regolamenti, ma di approvarli e di dimostrare che sono la via migliore per tutti, in particolare per l'amministrazione. Quindi per fortuna
non si tornerà mai più indietro, non sappiamo cosa succederà al governo nei prossimi 12 mesi, non sappiamo cosa succederà a Roma nel 2021, ma non torneremo mai più indietro. Abbiamo dimostrato che le gare sono il metodo più efficiente per l'amministrazione, quindi per tutti noi, e non sarà più possibile tornare indietro. Quindi non ci sono vantaggi ovviamente occupazionali in una moratoria del genere, perché ripeto, andremo a bloccare tutto, non ci sono vantaggi per l'imprenditoria sportiva, anzi è il contrario. Finalmente abbiamo risvegliato gli interessi degli imprenditori verso l'impiantistica della capitale e vogliamo bloccare tutto. A vantaggio di chi? Forse gli unici che se ne avvantaggerebbero sono gli attuali concessionari con concessione scaduta. Forse sì, loro se ne avvantaggerebbero, ma mi sembra che non sia il caso di approvare un atto soltanto per avvantaggio di pochi e a svantaggio di tutto il resto del mondo. Quindi siamo assolutamente contrari, anzi chiedo eventualmente di valutare il ritiro di questa mozione, perché veramente sarebbe difficoltoso anche votare no, sinceramente, sarei quasi imbarazzato a votare no, ovviamente lo faremo, ma forse sarebbe più opportuno ritirarla questa mozione. Grazie.